Allora, siamo online, teoricamente. Vediamo, confermiamo la cosa. Sì, siamo online. Ce l'abbiamo fatta. Siamo online. Aspettiamo ovviamente che arrivino tutti. Noi siamo puntuali, anzi, 4 minuti in ritardo. Wow! Allora, fa caldo lì da te? Si muore, stavo dicendo si schiatta, si muore dal caldo. Fa veramente caldo, caldo, caldo. E anche qua erano 36 oggi, No, qua non tanti così, però... Decisamente. Io ti dovrei sgridare, questo è un segno che ti sgrido, non capisce niente. Non è che sei credibile, eh? No, vero. Non oramai, tanto. Oramai anche in casa la reputazione va via via scemando. Vabbè, dai. Garantisco io per te. Almeno tu, grazie. Allora, dai, che pian pianino arrivano tutti. Buonasera, Ursula. Diamo 5 minuti alle persone che... Abbiamo beccato anche il giorno giusto, che ieri giocava l'Italia, oggi invece non so neanche chi gioca, quindi non ce ne frega niente. Non so, io non sono... Io non seguo non il calcio. Sono una grande amante del calcio. No, comunque la diretta dell'altra volta mi ha dato la possibilità di conoscere tantissime persone. Ho visto tanti boxer, ho visto dei bei casi, persone che mi sono venute a trovare, è stato bello, 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 bello. Per me, bene, bene. Insomma... E io sono contento, perché insomma vediamo di dare un segnale nuovo, un po' innovativo anche al rapporto fra allevatore, proprietario, veterinario, insomma una nuova visione, no? Sì, il discorso è che comunque l'obiettivo è quello di far star bene i boxer, ed è un obiettivo comune che abbiamo tutti, quindi certo, vale la pena collaborare tutti e far crescere questo mondo, che secondo me con gli strumenti giusti è un mondo che può crescere tanto e può crescere bene. Assolutamente. Io assolutamente, quello che ho sempre sostenuto, le volte che ho fatto le cucciolate, ho fatto le mie piccole cucciolate, ma per avere la continuità dei miei cani, che il mio sogno è sempre stato quello di avere dei cuccioli belli, sì, ma soprattutto sani ed equilibrati. Quindi non c'è solo la bellezza, c'è l'equilibrio, certo, e c'è la salute, forse prima di tutto la salute. Quindi credo che debba essere l'obiettivo comune a tutti noi che amiamo i boxer. Chi li alleva dovrebbe... Chi ci tiene un attimino non deve eludere queste cose. Non deve eludere assolutamente, perché poi vuol dire avere dei cani, cioè fare felici le famiglie a cui affidiamo i nostri cuccioli e avere veramente dei cani che vivono bene e sono sani. Già quando tentiamo di fare le cose al meglio salta sempre fuori la rogna ogni tanto, già anche facendo le cose al meglio la rogna salta fuori ogni tanto, figurati, quindi... Però... Sì, ma sempre, cioè, il problema c'è sempre. Poi noi ce l'abbiamo fino a partire dal parto, comunque, rispetto ad altre razze, noi partiamo svantaggiati, quindi... Sì, ecco, noi prestiamo il fianco molto bene. Esatto, esattamente. Allora, vediamo, Nanook, buonasera, stanno arrivando un po' tutti adesso, pian pianino. Poi alla volta arrivano. Poi adesso noi siamo praticamente tutti in zona bianca, dai. Eh sì, meno male. Sì, non se ne poteva più, guarda. Vabbè, dai. Non tocchiamo questo argomento, eh. Ecco, infatti. Allora, dai, intanto che pian pianino arrivano le persone.
Allora, se ogni tanto faccio dei gesti in consulti e sembro impazzita e che si è riempita la casa di zanzare, sì, allora sì, dicono tutti così, dicono tutti così, dai, lo sappiamo. Non sono matta, giuro che non sono matta. Ecco, allora Giuseppe Lo Conte, Nanook, Lorenzo Borrelli, buonasera, buonasera, stanno arrivando. Jessica Strata, buonasera. Pian pianino arrivano tutti. Ma noi vi aspettiamo, non scappiamo da nessuna parte. Oh no, siamo qua, c'è tempo. Quando, se vedete Sara che fa delle cose strane perché vuole picchiarmi, ma non arriva a prendermi. Non ci arrivo. Come faccio? Non ci arrivi. Achille Montagna, buonasera. Arrivano. Adesso vedi, hanno giocato un po', adesso si è creato il tappeto boxer sul pavimento di casa mia. Allora. Stanno arrivando. Dai, diamo ancora 5 minuti agli ultimi, ai ritardatari, poi gli facciamo pagare pegno dopo. Basta che non facciano pagare pegno a me. No, anche perché se pagano loro la cena, dici, cavolo, sono 10 persone che mi pagano la cena, se devi pagare te, devi pagare te a 10. Infatti. I conti non sono molto proporzionati. Presa. Allora. Vai, intanto come sempre spero che stiate tutti bene, che siate tutti brutte persone negative, vaccinati, che vada tutto bene. Magari qualcuno è già anche partito per le vacanze. Allora. Vabbè, intanto cominciamo a fare una panoramica al volo di qual è l'argomento di questa sera, no? Perché qualche battuta c'è stata, no? Tipo, prepariamo gli attrezzi per questa sera, no? Mi hanno detto, no, questa sera si parla delle scelte consapevoli che deve fare il proprietario barra allevatore di boxer nel prendere decisioni che riguardano la salute del proprio animale, del proprio cane. Questo cosa significa? Che la scelta deve essere consapevole sia quando deve fare da sé, nel senso nel modo in cui Tito basta quando insomma si deve arrangiare fra virgolette, ma allo stesso tempo la scelta deve essere consapevole anche quando bisogna contattare il veterinario. Questo cosa significa? Che a casa nostra ci dobbiamo limitare entro i binari in cui il proprietario può stare, e adesso poi Sara lo spiegherà. Di contro, anche quando si chiama il veterinario, ci sono dei casi in cui ovviamente si deve contattare il veterinario, a volte ci sono anche delle situazioni in cui non si chiama il veterinario per cose importanti e lo si chiama per delle banalità. Quindi, insomma, la scelta consapevole è in questi termini: essere consapevoli di fare la scelta giusta in modo autonomo oppure chiedendo supporto al veterinario nel momento giusto. Ecco, un po' è questo il senso del discorso, con vari, come si dice in inglese, trick, qualche consiglio dell'ultimo minuto che poi Sara aggiungerà. Ecco, volevo fare un attimo questa panoramica per spiegare l'argomento, il senso del titolo, no? Che era un po' provocatorio. Sì. Innanzitutto ringrazio Sara per essere qua per la seconda volta a istruirci, a supportarci, a darci una mano. Grazie a voi, grazie a tutti. L'altra volta ci eravamo lasciati con una mia proposta, che era stata quella di fare un'altra serata in cui vi avrei parlato di qualche rimedio omeopatico da avere sempre in casa, perché sono proprio rimedi di primo soccorso. Con Marcello poi abbiamo appunto parlato di questo titolo e non voglio parlarvi di omeopatia perché, ripeto, c'è chi dice non ci credo. Forse bisognerebbe dire c'è chi dovrebbe dire non la conosco, o magari mi ci sono approcciato e non mi sono trovato così bene.
non voglio parlarvi di omeopatia, ma voglio parlarvi di quello che è utile avere in casa. E tra queste cose qui ci sono anche dei rimedi omeopatici che funzionano. Funzionano a prescindere che uno ci creda o non ci creda, anzi, forse una volta che li proverete direte sì, effettivamente questi funzionano. L'omeopatia spesso non funziona perché è una medicina, individuale, che va a deve essere cucita sul paziente, deve essere cucita sul soggetto in base alle modalità. Quando abbiamo mal di testa, prendiamo tutti, non so, io non prendo, cioè non prendo farmaci di sintesi, però prendiamo tutti che sono Novalgina, e il mal di testa indicativamente in quel dosaggio passa a tutti quelli che prendono la Novalgina. Con l'omeopatia non funziona così, perché quasi tutti i rimedi omeopatici, anzi tutti i rimedi omeopatici, lavorano sul mal di testa. Ma ci sono quei soggetti che se prendono una bella donna continuano ad avere mal di testa, ci sono quei soggetti che se prendono una bella donna hanno il mal di testa che si mette a posto, ma in 5 minuti. Quindi l'omeopatia è rapidissima, però, ripeto, deve essere calzata. Io ho il mio rimedio omeopatico, Marcello il suo, e ognuno di noi ha il proprio rimedio. Questo è fondamentale da capire, perché non tutti i rimedi funzionano sulle stesse persone o sugli stessi animali. Questo va chiarito, ed è per quello che spesso l'omeopatia viene mal utilizzata e ha i fallimenti maggiori, perché non va utilizzata così. Un colloquio omeopatico, una visita omeopatica dura 1 ora e mezza, perché io in quell'ora e mezza vi chiedo di che colore fa la pipì il vostro cane, quanto beve, se gli piace l'acqua, se ha paura dei rumori, se digrigna i denti. Cioè, nel colloquio omeopatico vengono fuori tantissime cose, e soprattutto la cosa che aiuta di più è la modalità, perché spesso i nostri animali, come anche noi, abbiamo delle modalità particolari, del tipo ma il dolore all'orecchio sinistro piuttosto che il destro, insomma tante cose così specifiche che mi aiutano a individuare e a descrivere il mio rimedio per quel soggetto. Detto ciò, non vi parlo di omeopatia, ma vi parlo dei rimedi utili che in realtà funzionano sulla maggior parte dei soggetti e dei rimedi che dovreste avere sempre in casa. Uno è l'arnica. Aspetta un attimo, quindi, volevo fare un paragone, se me lo consenti, se è corretto. È come quando, la premessa che hai fatto sull'omeopatia, è come quando viene usato il cortisone per guarire tutto, invece che fare un'indagine approfondita e andare a cercare il farmaco specifico, no? Assolutamente sì. Ci sta come paragone? Sì. Ci sta come paragone? Sì, in parte ci sta. Allora, premesso che io mi sono avvicinata all'omeopatia perché il mio primo boxer, il mio boxer bianco, era un soggetto atopico. Io ho perso una cucciolata perché usavo l'Atoplus, e l'Atoplus è teratogeno. Quindi purtroppo una cucciolata mi è nata tutta con palatoschisi e una serie di problemi, perché sul maschio avevo usato l'Atoplus, che appunto causa grossissimi problemi nella formazione dei feti. Quindi okay. Ci sono farmaci che sui soggetti riproduttori è meglio non usare. Questo io l'ho capito dopo, anni che ero già laureata, e questa cosa qui, insieme al fatto che spesso il cortisone mi dava la risoluzione del sintomo, ma la patologia dopo un po' ritornava. Quindi il fatto di avere delle recidive, che sembrano essere, il problema sembra essere risolto, ma io ce l'ho che mi si ripresenta nonostante il cortisone. Questo cosa vuol dire? Che il cortisone non mi sta curando, mi sta supprimendo un sintomo che poi si ripresenta, e si può ripresentare anche in maniera più grave. Quindi certo. Questo purtroppo è quello che spesso la medicina di sintesi fa, utilizzare le molecole per tutti i problemi e non partire dal soggetto. Quindi l'individuo ha bisogno del suo farmaco, del suo dosaggio e così via. E invece il cortisone, come spesso l'antibiotico, eccetera, eccetera, fanno una soppressione dei sintomi, che spesso dà riacutizzazione o ripresentazione della malattia anche più grave. Quindi questa cosa qui mi ha fatto avvicinare a... volevo avere più strumenti, perché non mi andava di fallire.
quindi mi sono avvicinata un attimino a tutte quelle che erano le medicine non convenzionali, per cui fitoterapia, agopuntura, eccetera, 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 che mi hanno dato dei grandissimi risultati. Ho studiato tanto, sto studiando ancora tanto, quest'anno ottobre ricomincio una scuola triennale di medicine alternative, perché vuol avere tanti strumenti, avere più strumenti vuol dire poter vedere un caso a 360 gradi. Certo. Quindi quando mi sono accorta che banalmente il mio cane si è messo a posto con l'alimentazione, banalmente tra virgolette, con l'alimentazione, un rimedio omeopatico, e ho sospeso cortisone e quant'altro, per me è stata una manna dal cielo. E da lì in poi vedere i miei pazienti che dopo i miei studi stavano meglio con delle piccole cose, con dei piccoli accorgimenti, per me erano tutti successi che mi hanno portato ad approfondire tutti questi campi delle medicine alternative, delle medicine non convenzionali. Per cui io ci credo particolarmente e mi accorgo ad oggi che sempre più persone si avvicinano, perché sono frustrati esattamente come me dal fatto di avere un cane con il prurito che non si risolve, che gli diamo di tutto di più e col cortisone non lo risolviamo. Quindi è importante, e magari quel cane lì lo mettiamo in shampoo terapia, gli cambiamo la dieta e abbiamo risolto tantissime cose, e invece certo. di dare un antibiotico per un mese lo usiamo per 7 giorni. Quindi anche il ridurre un farmaco di sintesi, darlo per meno tempo, vuol dire avere meno effetti collaterali. E certo. le medicine non convenzionali danno meno effetti collaterali, anzi alcuni non ne danno per niente. Quindi secondo me ci sarebbe tanto da dire, non voglio più parlarvene perché non è questo l'argomento della serata. Parlavamo di arnica. Però se capita qualche domanda ne parliamo. Okay. Allora, l'arnica generalmente per gli animali, io uso l'arnica montana 30CH. 30CH è la potenza, ci sono diverse, diciamo il dosaggio, anche se non è corretto. L'arnica montana o anche, spesso abbiamo in casa, perché ce l'abbiamo per noi, l'arnica compositum, quello della L. Tutti i traumi, ma anche la febbre. Quindi, cane che siete al campo, fa agility, salta e comincia a zoppicare, potrebbe tranquillamente essere una distorsione, piuttosto che anche solo il trauma, gli date senza correre direttamente dal veterinario. Cioè, un conto è il cane che va a 3 e che gli gonfia la zampa, ok? Quello, il cane che non appoggia, correte dal veterinario. Ma il cane che zoppichicchia un po', piuttosto, cominciamo con l'arnica. Gli diamo una compressa di arnica compositum, 3 granuli, magari ogni ora per 3-4 ore consecutive. Spesso sono zuppie che si risolvono senza nessun tipo di problema. Cane che ogni ora per 3-4 ore consecutive? Sì. Poi si può dare ogni ora. C'è qualcuno che lo utilizza ogni quarto d'ora. Ci sono rimedi di cui vi parlerò, tipo l'apis, che è il rimedio per la puntura delle api o delle vespe. I 3 granuli di apis si possono dare ogni quarto d'ora per 3 volte consecutive, e spesso questa cosa qui ci evita di usare il cortisone. Ed è una cosa assolutamente, assolutamente utile, per cui sono quei rimedi che chi va al campo, che chi va, scusate, mi sto grattando, sembro una pazza, però allora ci sono quei 5 rimedi. Ti consiglio un po' di frontline. Adesso mi metto il seresto. Infatti. Allora, no, ci sono quei 5 rimedi che sono utilissimi. Andate in montagna e il cane, noi camminiamo, il cane fa avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Quindi se noi facciamo 20 chilometri, il cane ne ha fatti 60. Il giorno dopo, mediamente, se non è un cane allenato, è piallato. Ma idem tutti gli animali che fanno attività fisica, quindi quelli che magari stanno tutta la settimana sul divano e vanno al campo una volta a settimana, il giorno dopo che vanno al campo, come minimo un po' di acido lattico ce l'hanno. Cioè, ma come per noi, non corriamo mai la domenica mattina, perché il sabato sera abbiamo mangiato tanto, diciamo, mi sento in colpa, vado a correre, sicuro che il lunedì io c'ho l'acido lattico. L'arnica, noi siamo così, abbiamo il nostro acido lattico, non siamo allenati,
e abbiamo fatto del movimento in più, possiamo prendere l'arnica direttamente su in montagna. Ma volendo, se sappiamo che questa cosa si ripresenta, che il cane va in montagna e il giorno dopo è sempre piallato, noi l'arnica, visto che sappiamo che il nostro soggetto è così, glielo diamo già il giorno prima di andare in montagna, glielo diamo la sera prima, glielo diamo la mattina, glielo diamo mentre sta camminando e glielo diamo il giorno dopo. E ci accorgeremmo che il nostro cane non ha più la sintomatologia d'acido lattico. Ma va bene anche per le persone? Va bene anche per le persone? L'omeopatia vale per tutti gli esseri viventi. No, dico per l'acido lattico, in questo va benissimo l'arnica per l'acido. Ah, ok. Sì, assolutamente. La mia collega ecografista, lei fa jogging tutte le mattine. E da quando prende l'arnica tutti i giorni, prima di andare a correre, mi ha detto: io ho migliorato le performance, non ho più l'acido lattico e sto molto meglio. Perché l'arnica funziona nella riossigenazione dei tessuti e migliora il trasporto di ossigeno a livello dei tessuti e tra l'altro fa lavorare molto molto meglio il cuore. L'arnica io lo somministro quotidianamente nei soggetti anziani, proprio perché fa lavorare meglio il cuore e migliora la perfusione dei tessuti. Quindi una compressa di arnica nel boxer dagli 8 anni in su, tutti i giorni, è soltanto un toccasano. E io non so. Arnica particolare, arnica CH30, hai detto? Allora, si può usare un'arnica 30CH. Nei soggetti anziani, se lo diamo tutti i giorni, abbasso un po' la potenza, perché un soggetto anziano ha meno energia, quindi abbasso un po' la potenza e do una 15CH o una 9CH o anche una 5CH, se l'animale è tanto anziano. Se no, risolvo il problema con l'arnica Compositum, che è una compressina della L, si trova in un barattolino, ed è uso umano. 50 compresse costano sui 9 euro qualcosa, e io ho 50 giorni di terapia a 9 euro, e il mio animale sta meglio. Una stupidaggine. Ascolta, scusa, c'è una domanda proprio sull'arnica, la Chiara Frankis. Posso chiedere cosa ne pensa dell'arnica vianale per cuccioli con anasarca? Cosa ne penso? Penso che non l'ho mai utilizzato, quindi non... Se si tratta di un fatto traumatico, perché no? Perché non utilizzarlo? Non capisco la via anale, però. Magari specifichiamo la domanda: che età del cucciolo? Magari a che età del cucciolo, se ci può dare qualche informazione in più. Cioè, perché la via anale? La Chiara Frankis, se ci puoi dare qualche informazione in più, ne saremo grati. Ma questo 30CH cioè nel senso... in omeopatia si chiama potenza, e la dinamizzazione è, diciamo, il dosaggio. Sugli animali si utilizza quel tipo di potenza, in linea di massima. Poi più l'animale invecchia, più le potenze si abbassano, perché vabbè, è un discorso legato alla teoria dell'omeopatia, perché l'energia vitale dell'animale è un po' più bassa nell'anziano piuttosto che non nel giovane. Certo, quindi certo. L'organismo giovane risponde bene a delle alte potenze, sull'organismo vecchio si rischia di fare un po' più di danno, quindi si abbassa un po' la potenza. Solo è semplicemente quello, però è un discorso proprio legato alla teoria dell'omeopatia. No, chiedevo questa cosa del somministrazione anale. Lo stanno scrivendo. Io l'arnica lo do per bocca o lo somministro per via iniettabile, perché la EL fa anche dei prodotti per via iniettabile. L'arnica comunque ha assorbimento sublinguale, l'omeopatia lavora a livello dell'acqua che abbiamo nell'organismo, quindi in realtà lavora anche volendo per contatto transcutaneo. L'importante è che entri in contatto con l'acqua del corpo. Ok, allora qua dicono, scusa, è legato alla memoria dell'acqua, l'omeopatia lavora con quei meccanismi lì. Allora, qua dice cucciolo. Ma io posso leggere le domande da qualche parte? Ma teoricamente dovresti poterle leggere, però vabbè, io intanto te le leggo. Allora, cucciolo appena nato, VET mi fa somministrare arnica L con sondino via anale.
Io l'arnica compositum L l'ho usato, mi sono trovata molto bene, Lucia De Luigi. Sì, io li ho in ambulatorio. Allora, arnica compositum L non è un omeopatico, è un omotossicologico, che poi è ancora un'altra cosa, però è un'arnica iniettabile, che può essere dato per bocca, può essere fatto per via endovenosa, può essere dato per qualsiasi via di somministrazione. Io personalmente su un cucciolo, piuttosto che non per via anale, glielo darei direttamente per bocca o iniettabile. Perché tra l'altro per bocca c'è anche una risposta legata al sistema immunitario che si trova a livello delle cellule immunitarie che abbiamo in bocca, che abbiamo nei primi linfonodi, a livello di tonsille. Quindi già lì abbiamo un'azione molto, molto più spiccata che non per altre vie di somministrazione, a mio avviso. Allora, qua dice, sì, ha detto grazie, perfetto. Lì dice che il veterinario non fa iniettare per via della nasarca. Ma io lo darei per bocca, piuttosto che per via per anale lo darei per bocca. Ok. Sì, Ursula dicevano per un problema di anasarca. Adesso non so se la traduzione in inglese poi è la stessa cosa, se si dice in inglese è allo stesso modo, non so. Emilia, allora, quindi arnica compositum, che dosaggio per un cucciolo? Emilia, te l'ha detto? Allora, la cosa Esatto. bella dell'omeopatia è che non hai dosaggi. Quindi, se vogliamo parlare di potenza, parliamo di una 30 CH in un cucciolo tranquillamente. In un cucciolo, in un adulto sano, la 30 CH va benissimo. Poi è ovvio che lì sulla potenza interviene il veterinario, però con l'arnica compositum in compresse o in fiale non sbagliate mai. Quindi averlo in casa, ma anche avere un'arnica montana 30 CH. Non sbagliate, perché dare 3 granuli a un cane di un boxer di 13 anni non succede niente, gli fate solo del bene, ok? Un conto è se gli diamo 3 granuli 3 volte al giorno, magari lì andiamo a sovraccaricarlo un po', però se gli date perché lui sta zoppicando, cioè che ne so, scende dal divano e comincia a zoppicare, e gli date 3 granuli di arnica, gli fate solo del bene, ok? Sui traumi freschi, anche noi, che ne so, ci alziamo dal letto e sbattiamo il dito nell'angolo del comodino, a parte i 2 cristoni che piantiamo, prendiamo anche la compressina di arnica. Perché? Perché il dito gonfia meno e perché ci passa prima il dolore. E magari lo prendiamo anche un quarto d'ora dopo e ancora poi l'ora successiva. E sicuramente passa prima. Come utilissimo anche nell'induzione del parto. Perché toglie i dolori, aiuta la cagna a percepire meno dolore, quindi a stressarsi meno e quindi a favorire un parto più fluido. Semplicemente quello. Io lo utilizzo, io lo utilizzo tantissimo come rimedio durante il parto, quando ho la cagna che vedo che difficoltà è. Durante il parto, cioè quando comincia il travaglio, quando già le spinte, in che fase tu cominci a inserirla Ma l'arnica? anche già solo quando cominci a vedere la cagna agitata, Ok. tu le dai una compressina di arnica compositum. Male non le fai, assolutamente. Io spesso quando mi telefonano e mi dicono, dottoressa, ho la cagna che è lì agitata, fa fatica a partorire, eccetera, eccetera, le dico, ok, all'arnica compositum sì, gliene dia una compressa e la ripete tra un quarto d'ora. Mi è capitato tantissime volte che le cagne poi cominciano, soprattutto quelle al primo parto, cominciano poi a Infatti, partorire. ti stavo dicendo questo, magari le primipare che lo sentono di più, infatti. Esatto, perché poi lì si innesca un ciclo di stress che va ad aggravare tutto. Quindi l'arnica male non fa, mai. Su tutto quello che è traumatico, su tutto quello che è doloroso, male non fa. Infatti, Quindi averla lì. Paolo Arosticini ti chiede: l'arnica si può usare anche in inverno per prevenire dolori d'artrosi? Allora, sì, io sui soggetti che hanno l'artrosi uso l'arnica di base e associo un prodotto che si chiama Zel-T, che è un altro prodotto omotossicologico che contiene cartilagine, che contiene una serie di cose, una serie di rimedi,
in dosaggio omeopatico, che sono utilissimi per l'artrosi, si chiama Zell T, è associato all'arnica, sul cane con artrosi aiuta veramente tanto, 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 tanto. Io di solito sui cani con artrosi, allora ve lo dico, questo non vuol dire faccio questa cosa e non faccio diagnosi, non porto il cane al veterinario, però chi ha un cane con l'artrosi? Lo Zell T, l'arnica, è un buon controprotettore, tipo l'Articril Doll, o anche banalmente un Odol, che è uso umano, che non costa tanto, che è in capsule, che contiene artiglio del diavolo, va benissimo, perché facciamo comunque del bene al cane senza nuocere. Prima di arrivare a dare il Galliprant, piuttosto che tutto il corollario di antinfiammatori che abbiamo, proviamo questo protocollino, che è stupido, è banale, è omeopatico, sì, ma dà tantissime soddisfazioni, perché, perché non ha gli effetti collaterali, perché il nostro cane anziano non ha solo l'età, anche i reni anziani, non ha solo l'artrosi, anche infatti. I reni sono anziani. Tutto quello che è farmaco di sintesi, soprattutto FANS, su un rene di un cane anziano, a lungo andare mi porta insufficienza renale. Io, sulla mia pelle, ai tempi del Trococsil, vi parlo di 10 anni fa, ho sputtanato il rene a mio paziente. Perché? Perché gli ho fatto gli esami erano borderline, e cosa fai? Glielo dai, perché il cane non sta in piedi, e poi gli ho sputtanato i reni. E oggi non mi succede più questa cosa, perché io i fans, i cani con l'artrosi non li vedo più. Ma infatti il Trococsil me lo ricordo che veniva usato tanto una decina d'anni fa, e adesso quasi perché, non si sente perché più. Ha dato un sacco di effetti collaterali. Infatti. È ovvio che se li tirano fuori come se fossero la panacea di tutti i mali, e tu il veterinario lo vedi e dici, oh, adesso risolvo tutto, senza sapere che ha tutta una serie di grossi effetti collaterali dietro, e se me lo dai su un cane anziano fai solo un grosso macello, che l'artrosi è l'ultimo dei problemi di quel cane. Infatti, allora scusa. E quindi tutto quello che è medicina alternativa evita spesso queste cose qui. Quindi prima di arrivare a un Galliprant, che è comunque una molecola di sintesi che viene metabolizzata o dal fegato o dal rene, è il cane anziano generalmente il soggetto che zoppica, non il cane giovane, a meno che non sia un cane fortemente displasico, però visto che il cane anziano ha i reni anziani, più manteniamo quei reni sani, più manteniamo il soggetto sano e più il nostro soggetto vivrà a lungo. Quindi su quei soggetti cerchiamo, prima di andare a dare il farmaco di sintesi, di utilizzare questi stratagemmi che ci permettono magari di usare il farmaco di sintesi quando ce n'è veramente bisogno e magari per tempo molto limitato. Io spesso associo l'omeopatia, la fitoterapia e tutte queste cose qui alla medicina tradizionale, ma perché mi permette di ridurre tantissimo il periodo di somministrazione di un farmaco. Io l'Onsior lo uso, lo prescrivo, il Metacam lo uso e lo prescrivo, ma per periodi limitatissimi, perché vado ad avere tutte queste cose qui che mi aiutano tanto, che magari ci mettono inizialmente un pochino di più ad agire, e in quella fase lì che uso, vedi che anche tu hai le zanzare, porca vacca, e in quella fase lì che uso magari il farmaco di sintesi per pochi giorni e poi vado avanti con tutto il resto. Allora, okay, mi chiede, scusa, in associazione a 2 omega cosa ne pensi? Cioè, riferito all'arnica per l'artrosi in associazione a 2 omega. Sì, benissimo, benissimo, okay. Benissimo, assolutamente. Ma gli acidi grassi che ce ne siano sempre valangate, perché sono antinfiammatori naturali, come l'olio di cocco nell'alimentazione, mettetelo, perché è un antinfiammatorio naturale. Cioè, tanti acidi grassi omega 3 e omega 6, tanti, 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 più omega 3 che omega 6. Mi raccomando, però sono antinfiammatori naturali, quindi sì, utilissimi. Veronica, che è la nostra amica, quella che cura tutti i cuccioli, non so se avevi visto le dirette, tutto, ha detto che domani mattina va in farmacia e la svaligia di tutto l'arnica che c'è. No, tra l'altro esiste in fiala da 5 ml l'arnica arnica composite umel veterinario. Sono fiale da 5 ml, si possono iniettare, dare per bocca, eccetera, eccetera. Costano poco,
Poi, tra l'altro, quelli veterinari purtroppo sono soggetti a ricetta elettronica veterinaria, sono soggetti a REV. Quelli uso umano sono la stessa identica cosa e voi potete andare in farmacia, dite che sono per voi o anche se semplicemente dite vi dà l'arnica composito minfiale, ve lo danno e lo utilizzate, che è la stessa identica cosa. Ok? Quindi c'è anche dietro questa cosa qui un proprietario che mi chiama magari di sabato pomeriggio o di sera, c'è bisogno di una farmacia, non gli si fa la ricetta, questo va in farmacia e compra queste cose qua senza nessun tipo di problema, perché vedete, sono farmaci umani. Vedete perché noi amiamo tutti Sara? Perché è un veterinario consapevole anche in queste cose. Beh, ma no, guarda che sono cose importanti, cioè nel senso ma io non tutti posso... lo dicono, non tutti lo dicono Sara, lo sai. Il discorso è io ho bisogno, ho un paziente che sta male e ho un cliente al telefono, ho bisogno che il cliente, non gli prescrivo il Galliprant, perché gli posso anche fare la ricetta, gliela posso anche mandare su WhatsApp, ma scommetto che se va nella farmacia di turno non lo trova, perché va prenotato. Quindi comunque quel cane rimane col dolore fino almeno al giorno successivo. Se io ho l'arnica in casa, gli dico ok, allora il Galliprant lo prendi domani. Adesso comincia, gli dai una compressa di arnica ogni mezz'ora, ogni ora, ogni quarto d'ora, dipende anche quanto l'animale è male, certo. E vediamo come va, e quantomeno quella cosa lì sul dolore aiuta e soprattutto non nuoce. Ok, quindi c'è queste cose qua sono cose fondamentali, sono cose veramente fondamentali. Aspetta, capitolo arnica, aspetta. Uguale trauma e poi uguale un'altra serie di cose carine, parto aspetta un attimo Sara, scusa un secondo Raffaele Bucci. Non posso parlare tutta la sera dell'arnica no infatti allora a me il veterinario Raffaele Bucci dice a me il veterinario mi fa dare un cucchiaio di curcuma a pasto come antinfiammatorio naturale. Allora la curcuma data così non serve a niente. La curcuma deve essere veicolata con o il pepe, la piperina, o con un grasso. Perché la curcuma data così, ma anche noi non la assorbiamo. Non c'è modo di assorbirla. Quindi tu l'assorbi e, cioè non l'assorbi, la mangi. Se non ci mangi insieme un olio o il pepe, la piperina, quella curcuma, come la metti in bocca, esce dal sedere. Ok? Dai. E non è servita a niente. La curcuma va veicolata con qualcosa che permetta il suo assorbimento e generalmente questa cosa qui è un olio, quindi se diamo la curcuma associamo sempre dell'olio perché è l'unico modo per farla assorbire. Quale questa olio? È una cosa fondamentale. Nel senso, no. Scusami, domanda, perché olio, cioè in concomitanza, anche separati, cioè come l'assorbimento deve essere fatto? Cioè dobbiamo mettere curcuma insieme all'olio e assumerli? Oppure nell'arco dell'alimentazione? No, nel pasto, cioè quando nella digestione deve avvenire la digestione contemporanea di curcuma e olio, perché sennò io non riesco a veicolarlo all'interno delle cellule, non riesco proprio ad assimilarlo assolutamente. Quindi, o se no, esiste la curcuma fitosomiale, la curcuma meriva, cioè esistono già curcume che trovate in tantissimi prodotti, però esiste proprio un brevetto che si chiama curcuma meriva. La curcuma meriva è estremamente assorbibile e nella maggior parte dei prodotti veterinari la curcuma è una curcuma fitosomiale, quindi assorbibile. Questo, se no la curcuma presa così non serve a nulla. Ma quindi per esempio l'olio di cocco che hai consigliato prima potrebbe andare bene? Olio di cocco e curcuma, perfetto. Olio di girasole e curcuma, perfetto. Un olio con la curcuma, questo olio di dalmone, olio di dalmone grizzly va bene, mi dicono che cos'è? Non so cosa sia. Non ho capito adesso, se magari Raffaele Bucci ci dà qualche informazione in più. Poi Veronica ti dice ma tornando all'arnica, io non ho capito una cosa, non c'è un dosaggio inteso come numero minimo o massimo di compresse o comunque un orario da rispettare come si fa con gli antinfiammatori? Cioè non ha... No, non c'è nulla di tutto ciò. Non c'è nulla di tutto ciò. Perché non c'è il discorso effetto collaterale, non c'è il discorso sovradosaggio. Ok. Perché l'omeopatia o funziona o non funziona. Quindi posso prenderne
veramente quantità industriali e non avere nessun tipo di effetto, o prenderne una e avere un super effetto. Poi, ripeto, questi io volevo parlarvi di tanti, di 5 rimedi, 5, non tantissimi, ma stiamo parlando solo di arnica. No, però... adesso passiamo ad altri. Ah, ti chiede Veronica se la può prendere anche lei, sì, la puoi prendere anche tu, l'ha già detto. Sì, assolutamente sì. Io vi sto parlando di tutte cose che trovate in farmacia, non per gli animali, ma per noi. Quindi è roba che uso umano. Per esempio, mi ha aperto un mondo questa sera perché... A me nessuno aveva mai detto che andava dato una somministrazione conseguenziale, no? Non lo sapevo, cioè non me l'aveva mai detto nessuno. Cioè, ma allora io mediamente, quando, tornando all'artrosi di prima, che mi è stato chiesto, l'arnica la usi? Io quando faccio una terapia sul lungo periodo per l'artrosi, faccio iniziare per un mese una compressa 3 volte al giorno. Il secondo mese una compressa mattina e sera e il terzo mese una compressa al giorno. Quindi faccio sui 3 mesi una riduzione di dosaggio. Il primo mese faccio iniziare arnica e zeltin insieme a 1-3 volte al giorno, secondo mese 2 mattina e sera e poi una di entrambi il terzo mese. Questo sul cronico, ok? Certo. Però sul soggetto anziano do una compressa di arnica al giorno. Sul soggetto che fa agility e fa il salto, poi si mette a zoppicare perché magari si è fatto male, do l'arnica ogni 5 minuti, ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora, dipende da quanto zoppica e dipende da quanto tempo ci mette a migliorare, perché io magari gli do una compressa e non zoppica più, o magari gli do una compressa, gliela do dopo 10 minuti e continua a zoppicare nello stesso modo, gliela do dopo altri 10 minuti, vedo che comincia a migliorare, gliela do dopo un quarto d'ora o gliela do dopo mezz'ora. Okay. È una cosa che potete giostrarvi voi in base a quello che vedete e il segnale che vi dà il vostro animale, il segnale di risposta. Questo è importante. Ecco, allora Raffaele Bucci ha specificato, perché tra l'altro ti faccio una domanda io, l'olio di salmone. Era riferito all'olio di salmone, perché ultimamente ho sentito che l'olio di salmone, alcuni dicono che l'olio di salmone assolutamente non si deve dare perché fa più male che bene. Ho sentito anche queste cose ultimamente. Allora, no, c'è un discorso sull'olio di pesce e l'olio di krill. L'olio di pesce e l'olio di krill hanno una differenza nell'assorbimento e una differenza nella quantità di acidi grassi omega 3. Generalmente, l'olio di krill contiene più omega 3 e gli omega 3 che contiene, gli acidi grassi che contiene sono più digeribili, più facilmente digeribili, mentre l'olio di pesce affatica un po' di più la digestione e l'organismo. Quindi di preferenza è meglio utilizzare, se vogliamo avere un buon apporto di omega 3, è meglio utilizzare direttamente il krill e non un olio di pesce. Poi nell'alimentazione l'olio di pesce va benissimo, dato tutti i giorni va benissimo. Se voglio un effetto antinfiammatorio non mi butto sull'olio di pesce, ma prediligo magari delle perle di olio di krill, ok? Dipende qual è la funzione che voglio farne. Okay. Non bisogna demonizzare l'olio di salmone, che anzi è utilissimo, però ripeto, lo dobbiamo utilizzare per l'alimentazione o lo dobbiamo utilizzare con un fine terapeutico? Se vogliamo avere un fine terapeutico, do del krill. Se vogliamo utilizzarlo in alimentazione perché voglio dare un apporto di acidi grassi omega 3 omega 6, allora posso tranquillamente usare l'olio di salmone. Ok, adesso passiamo alla seconda categoria, se no anche se li chiamiamo arnica tra un po' qua. Secondo me è utile per chi... Allora, la nux vomica, vomito, ok? Ed è un bellissimo capitolo, ma lungo. Quindi lo lascio un attimo da parte, perché poi parliamo di nux vomica e forse chiudiamo con la nux vomica, perché non credo di riuscire a fare tutti i rimedi stasera. Per noi boxeristi e per chi ha i cani che sono soggetti a colpi di calore, quindi parlo di cani braticefali, cani che magari fanno sport, eccetera, 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 il rimedio del colpo di calore è la belladonna. Quindi, una belladonna alla 30 CH in tubo granuli
tenetelo sempre con voi. Anzi, ancora meglio, la belladonna in monodose alla 200 CH oppure alla 1000 MK. Sono i dosaggi, sono dosaggi molto più forti, perché quando io ho un colpo di calore ho un cane che ha bisogno veramente di essere tirato su e tirato su in fretta. La belladonna è utilissimo perché abbassa la temperatura e lavora su tutto quello che è eccesso di sangue a livello dei tessuti. Quindi quando abbiamo un colpo di calore abbiamo il cane che ha la temperatura altissima e che va raffreddato. Quindi a parte i panetti di ghiaccio sulle femorali, raffreddiamo il cane, eccetera, eccetera, ma la belladonna salva i cani, ok? Salva i cani perché se succede il colpo di calore, che siete al campo, il veterinario non è lì, ma la belladonna voi lì ce l'avete. Quindi aprite la bocca al cane, mettete la belladonna, il tubicino della monodose sotto la lingua al cane e questa cosa qui agisce, ok? E agisce subito. Nel frattempo caricate il cane in macchina, cominciate a raffreddarlo e correte in clinica. Però la belladonna può essere un salvavita. Questo è... Allora, a Paolo Rosticini dice belladonna in compressa, no? È in fiala, perché... No, agisce... allora la belladonna, quella di cui vi sto parlando, è assolutamente omeopatica. Quindi si parla di granuli o di monodose, che sono dei, si chiamano globuli, quindi sono dei granulini molto 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 piccoli. La monodose, che è più piccola, con questi globulini piccoli, va data tutta sciolta sotto la lingua. Se non avete le monodosi della 200 CH o della 1000 MK, tenetevi sempre il tubo con tanti granuli, che contiene circa 140 granuli della belladonna anche alla 200 CH, e ne date subito 3 granuli. Ripetete dopo 5 minuti 3 granuli e 3 granuli e così via, ok? Quando avete il colpo di calore, se avete le dosi piccoline, gliela buttate tutta in bocca. Però la belladonna, per chi ha i boxer, per chi ha i brachicefali, è uno di quei rimedi che non deve mancare, perché aiuta, perché quantomeno allunga anche solo il tempo di vita che il cane ha prima di arrivare nelle mani del veterinario, che può magari fare qualcosa, ok? Quindi certo, la belladonna è un rimedio che fondamentalmente serve a quello. Poi, ho il cane con la febbre alta, nessuno mi vieta, se io arnica e belladonna, di dare 3 grammi di belladonna e 3 grammi di arnica, perché comunque abbassano la temperatura corporea, ok? Quindi se io ho il cane che trema in inverno ed è lì che trema, con tutte le mucose degli occhi, con gli occhi iniettati di rosso, ed è lì che veramente trema, magari misura la febbre a 40 di temperatura, 39 e mezzo, e io la belladonna lì in casa, io gliela do. E poi magari il giorno dopo vediamo se ha ancora la febbre, e se è ancora così lo porto a vedere. Però nel frattempo io qualcosa ho fatto. Io vorrei che il messaggio che passa questa sera è che noi proprietari non dobbiamo essere impotenti, quindi non dobbiamo avere un animale che è lì e non poter far niente. Noi dobbiamo fare qualcosa, ma in modo consapevole. Sì, esatto, cioè il cane cosa fa? Sta tremando, ok, misura la febbre, ha la febbre, cosa posso fare? Cioè, posso fregarmene, ma non è quello che, cioè, posso correre in clinica, va bene, ma sì, si può fare, ma magari è solo una febbre perché ha preso freddo, o perché sta covando una malattia batterica o robe del genere, quindi misuro la febbre, ha la febbre alta, o l'arnica, o la belladonna, do 3 grammi di belladonna, do una compressa di arnica composito e vedo come sta, e comunque la febbre di qualche grado gliela abbasso, e male non ho fatto. Se ho fatto molto bene, domani mattina il cane è in piedi. Certo, perché anche di monodose di belladonna da 1000 ml, cioè non so, chiedono se no, c'è anche quella di... Allora, è una monodose di granuli che si chiama Belladonna MK. Proprio scritto M di Milano, K. Okay. Ok. Ed è quella potenza lì, si chiama 1000K. 1000 con sacco viane, che è un'altra unità di misura dell'omeopatia.
delle diluizioni omeopatiche. Quindi o una bella donna in monodose alla 200 CH o una bella donna 1000 mK in monodose. Se no il tubo granuli, quello con i granuli più grandi, che se ne danno 3 ogni 5, 10, 15 minuti, bisogna vedere anche come risponde il cane, perché io posso avere un cane che gli do 3 granuli, comincio a vedere che non sta bene, che ha ansia e tutto, che ha un colpo di calore, gli do subito 3 granuli di bella donna, il cane si può rimettere in piedi immediatamente, o magari ci mette un po' di più. Se vedo che ci mette un po' di più, dopo 5 minuti gliene do altri 3. Ecco, allora io ti faccio una considerazione. Un cane sportivo che ha appena fatto una prestazione sportiva, magari a giugno, una temperatura un po' alta, anche se lo vediamo stare bene, noi comunque lo possiamo aiutare con questo, perché comunque la temperatura corporea è più alta e noi comunque gli possiamo dare una mano, no? Quindi anche a compensazione dell'attività sportiva, cioè come post attività, no? Sì, assolutamente. Scusa, okay. Aspetta. Vai. Devo rimettere a posto la furetta. Ah, ecco, abbiamo anche il furetto, guarda. Che a me quel furetto lì sarà diventato come un boxer, si comporterà da boxer quel furetto. Ma più o meno. Dai, vai. Quindi la bella donna, ve ne ho voluto parlare perché fondamentalmente l'uso che ne faccio maggiormente è quello sui colpi di calore. Quando mi portano un cane in ambulatorio, io uso la bella donna. Fino adesso mi è andata bene. Si può adattare anche per questa cosa qua. Non so, per esempio, uno fa un'attività, ha fatto una gara di lavoro, un'esposizione dove è stato tanto sotto il sole il cane, glielo si può dare anche posteriormente a questa cosa per aiutarlo. Quando aumenta in maniera eccessiva la perfusione dei tessuti, sì, perché la bella donna tende ad abbassare un pochino la pressione fondamentalmente, quindi ad abbassare un po' la temperatura corporea, aiuta tantissimo. Ma io su un cane sportivo effettivamente che vedo faticato dopo la prestazione, io una compressa di arnica o 3 granuli glieli do, e gli do anche 3 granuli di bella donna. Infatti. Perché posso darli anche contemporaneamente senza nessun tipo di problema. Molto importante questa cosa. Male non faccio, assolutamente. Quindi sul colpo di calore la bella donna è un toccasano. Poi ripeto, non gli do la bella donna e me ne frego, vedo come va, anzi no, certo, chiaro. Vado, perché è un colpo di calore, perché il colpo di calore si porta via i cani, quindi certo. su quello non si scherza. Quindi bella donna questo. Poi. Questo è importante come arnica, quindi questo qui ne parleremo tantissimo. Aspetta un attimo, Cristina Cavallaro, guarda, casomai dopo, o magari trascriviamo le cose poi domani o dopo, ci riguardi la diretta, i dosaggi li ha già dati, no, perché chiedeva il dosaggio, probabilmente è arrivata tardi Cristina, comunque li hai già detti prima, quindi magari te li vai a vedere dopo, dai, così non okay. Dobbiamo ripetere tutto. Va bene, allora nux vomica per tutto quello che è vomito, ok? Molti hanno il Plasil e usano il Plasil malissimo. Il Plasil serve poco perché il Plasil blocca il vomito a livello centrale, quindi lavora sul cervello. Se io ho un corpo estraneo e blocco il vomito, faccio una stupidaggine. Se il cane ha un gerito in corpo estraneo e io blocco il vomito, faccio una stupidaggine. Il vomito non è una malattia. Il vomito è un sintomo. È un sintomo di qualcosa che è successo. E il vomito e la diarrea sono due meccanismi di difesa che l'organismo ha. Non sono patologie. Quindi il vomito e la diarrea sono santi perché aiutano l'animale a stare meglio. E a buttare fuori quello che non va bene. Esatto, o davanti o dietro. Però servono per proteggere l'animale, sono meccanismi di difesa, quindi non vanno contrastati, vanno aiutati, agevolati, monitorati. Sì, assolutamente. Quindi il mio cane vomita, ok? Poi c'è il cane che vomita periodicamente, eccetera, eccetera, eccetera. Però il mio cane sta vomitando.
Cosa faccio? Allora, il mio cane vomita perché probabilmente ha mangiato, io lo vedo perché è statistica, nell'80% dei casi un qualsiasi cane o un qualsiasi gatto non hanno la gastroenterite batterica, ma si sono mangiati una porcheria, che può essere la preda, la carogna, l'affogato, l'immondizia, mangiato il pezzo, ma qualsiasi cosa, però nella maggior parte dei casi. Il classico panico da schiumetta giallo, schiumetta bianca, il cane sta morendo. Esatto. Allora, se il mio cane, ma anche quando vomitano a getto, che mi dice, ma ha vomitato 3 volte consecutive, ma sì, ma perché ha mangiato qualche schifezza, Meno per male che ha cui, vomitato, meno male che ha e meno vomitato. male che ha vomitato, e non dategli il Plasil, perché il Plasil è come il cortisone, ti blocca il sintomo, ma se c'è il corpo estraneo, quel corpo estraneo rimane lì e magari ti va in intestino, e magari ti blocca l'intestino e magari finisci a fare una chirurgia, invece che vomitare. Quindi, invece che buttarlo fuori col vomito, quindi non usiamo il Plasil malamente, perché il Plasil non serve a niente, cioè serve in quei casi dove è utile utilizzare il Plasil. È generalmente in chemioterapia, cioè in associazione a patologie grosse, dove il vomito diventa il sintomo di qualcosa cioè di un disturbo grosso dell'organismo. Ma se io ho il mio cane che sta cercando di buttare fuori delle schifezze che ha mangiato, ma non gli blocco il vomito, ma mai più, perché faccio una stupidaggine. Quindi, se il mio cane ha mangiato una schifezza, io gli do 3 granuli di Nux Vomica 30 CH. Probabilmente il mio cane smette di vomitare. Insieme a quello, lo tengo a digiuno per 24 ore, perché se il mio cane vomita è perché quello stomaco è irritato. Quindi, se io gli do del cibo, lo faccio lavorare ancora di più, lo faccio digerire, gli faccio produrre succhi gastrici. Quindi questa cosa non va fatta, perché se il mio stomaco è irritato, la cosa migliore che può fare è stare fermo. Ok, se noi Che ci. tendenzialmente è la cosa che facciamo noi quando non stiamo bene, voglio dire. Lo so, però sai qual è la cosa che noi sbagliamo? È che vogliamo vedere il nostro cane che mangia, quindi vuol dire che i nostri occhi Brava. sta bene. E quindi se il cane mangia, allora sta bene. Non è vero, perché il cane è talmente ingordo che nel linea di massima lui mangia di nuovo, ma poi rivomita perché comunque è infiammato. Quindi io devo sfiammare, ok? Per cui Certo. il cane vomita, io ho la Nux Vomica in casa, Nux Vomica 30 CH, o come l'arnica esiste Nux Vomica L, che anche lì è in compressine, non sono i soliti granuli, sono delle compressine di arnica. Si possono benissimo dare anche quelle. Io, se il cane vomita, comincio a dare o i 3 granuli di arnica o faccio dare la compressina e magari la faccio ripetere dopo 3 ore. Se il cane non vomita più e sta bene, lo faccio tenere a digiuno 24 ore e poi gli faccio somministrare dopo 24 ore un'altra compressa di Nux Vomica e poi provo a dargli da mangiare di nuovo. Tante volte, ma ripeto, nell'80% dei casi il vomito si è risolto con il digiuno e con della Nux Vomica. La Nux Vomica serve proprio per quando c'è una tossicosi. Quindi il mio cane ha ingerito qualcosa che le ha fatto male, gli ha fatto produrre delle tossine, l'ha fatto vomitare, allora la Nux Vomica serve per i tossici e serve anche quando ho l'intossicazione da farmaci. Post-anestesia, i vomiti post-anestesia, io li gestisco con la Nux Vomica, associo sempre Nux Vomica, come associo arnica post-interventi chirurgici, post Allora, aspetta, invece infatti, Veronica ti fa una domanda intelligente, a parte che ti chiedono se c'è anche iniettabile. Allora, quali sono i metodi di somministrazione? Perché per via orale, per esperienza, qualunque cosa gli metti in bocca, a volte la vomitano subito dopo. Esiste anche iniettabile? Quali sono generalmente i tempi di risposta? Dipende da quanto è grave il vomito, perché può essere sufficiente una somministrazione. Tante volte mi arrivano in ambulatorio il proprietario che mi dice: il cane da stamattina che vomita. Io gli faccio sottocute 2 ml di Nux Vomica e il cane si mette a posto. E non, Quindi c'è non, non... anche in fiale che può essere fatto sottocute, allora. C'è anche in fiale, si chiama Nux Vomica Home Accord veterinaria e si fa sottocute. Anche per le femmine Tranquillamente. gravide, mi chiedono, anche per le femmine gravide. Sì, ecco,
tutto quello che è omeopatia non va assolutamente a interferire con gravidanza, allattamento e quant'altro. Quindi sì. Perfetto, perfetto. Però anche il digiuno è curativo, io vorrei sottolineare questa cosa, che si parla di rimedi, si parla di farmaci, eccetera, eccetera, ma il digiuno è una terapia. È una terapia sia per il vomito che per la diarrea. Tantissime diarree si risolvono con 24 ore di digiuno e poi una buona dose di fermenti lattici utili. Intanto scusa, Susi Brandi è arrivata tardi e ti saluta, dice che sei la numero uno. Grazie Susi, ciao! Ecco, nel caso, fermenti, hai qualche fermento da specifico da consigliare? Allora, sì, ce l'ho. Ce l'ho perché ad oggi i fermenti lattici veterinari si dividono in due categorie. I fermenti lattici tappo, quindi quelli da usare in prima battuta e quelli da usare un pochino più in seconda fase, quindi per ripristinare quella che è la flora intestinale. Quindi, se vogliamo un fermento lattico tappo, quindi che ci blocchi nell'immediato la diarrea, stile Diatab, ok? Il Diatab non è un fermento lattico, o perlomeno in parte è quello, ma più che altro ha un effetto tappo. Ci sono ad oggi fermenti lattici che contengono il Diatab all'interno insieme al fermento lattico tipo, è uscito il Fluorenterol Fast. Io non faccio pubblicità a nessuno, nel senso ne parlo come se fossimo al telefono e mi dicesse: dottoressa, il cane ha la diarrea, cosa prendo? Io dico: allora vado in farmacia, puoi prendere o il Fluorenterol Fast o il Carobin Pet Ultra o utilissimo anche il Nucron. Io generalmente uso questi tre, vado in prima battuta su questi tre fermenti lattici. Il Nucron è l'unico che si può usare in prima fase e in seconda fase. Quindi se effettivamente ho una diarrea, a parte il digiuno, che faccio fare comunque di 24 ore perché metto a riposo stomaco e intestino e tutto l'apparato gastrointestinale a partire dalla bocca per finire all'ano, fermento lattico, quindi o Fluorenterol Fast o Carobin Pet Ultra o il Nucron. Il Nucron nelle prime fasi in dosaggio doppio e poi lo mantengo come fermento lattico per anche per 15 giorni, anche per 20 giorni, dipende qual è il problema. Io il Nucron lo faccio dare a lungo, però quando la diarrea, generalmente si tratta di un fattore acuto. Un conto sono le diarree croniche di quei cani che hanno malassorbimento e quindi lì è tutto un altro discorso. Però noi stiamo parlando di cose acute, ho il cane che di notte si sveglia, mi sveglia e ha urgenza di andare giù e vedo, lo porto giù e ha diarrea o me la fa sul pavimento, è un cane che la mattina dopo sicuramente non mangia ed è a cui non do da mangiare perché magari lui mangerebbe, ma è un cane a cui io non do da mangiare ed è un cane che si becca subito il fermento lattico e si Certo. becca un rimedio omeopatico che si chiama Veratrum 30CH. Ok. Allora, diarrea acuta, cane con diarrea, faccio digiuno dal primo momento in cui ha diarrea per 24 ore. Dopo 24 ore lo metto a dieta iperdigeribile, quindi o carne o un prodotto gastrointestinale se è un cane abituato a mangiare crocchette. Fermenti lattici, prima il fermento lattico tappo, quindi per 3 giorni Carobin Pet Ultra, Fluorenterol Fast o Nucron, quindi uno di questi tre prodotti, e poi vediamo come va la diarrea. Ok? Perché se è una diarrea che continua, capite bene che il veterinario deve vederlo su cane, Certo, perché chiaro. è successo qualcosa, magari è una gastroenterite batterica, magari è una gastroenterite virale. Quindi se questa cosa continua va vista, se dura un giorno e mezzo, due, è un cane che ha mangiato una porcheria e quindi così lo mettiamo a posto. Io non vi sto dicendo fate questo e non andate dal veterinario, vi sto dicendo cominciate a gestire questa cosa perché c'è la possibilità di gestirle queste cose qui, Ecco, non no, infatti impanicarvi. facciamo ogni tanto ricordiamo questa premessa, cioè Sara sta spiegando qual è il comportamento consapevole del proprietario o allevatore prima di andare dal veterinario per capire se ci deve andare oppure no,
ma comunque è una procedura consapevole. Lo scopo è fornire indicazioni di questo tipo. Io ogni tanto la premessa sì, devono essere queste cose che vi dico dei maniglioni antipanico, perché da proprietari ci impanichiamo, ma poi a sangue freddo cosa posso fare? Posso fare cosa? A diarrea. Allora, digiuno, che male non fa, fermento lattico e un rimedio. Vediamo di portarlo, se è sera, vediamo di portarlo al mattino dopo, a meno che non sia un cane che ha uno spruzzo di sangue e a quel punto lì sono la prima che vi dice portatelo in clinica. Certo. Però una diarrea semplice, prima di portarlo dal veterinario, che magari, spero di no, santi Dio, ma potrebbe subito darvi un antibiotico e fare più danno che beneficio, proviamo a fare qualcosa che magari ci evita l'antibiotico. Certo. E che comunque metta a posto l'intestino di un cane che ha mangiato una porcheria, perché mediamente è quello. Quindi io vi sto dando veramente lo strumento per gestire voi una cosa abbastanza semplice, che può solo fare del bene al cane. E comunque, ripeto, anche fatte queste cose, se non dovessero funzionare, non gli avete fatto male. Quindi allora, questa è tanta roba. Mi chiedono al volo, Florentero, Enterogel e Enterelle, cosa ne pensi di questi tre prodotti? Li uso tutti, il Florentero Act lo uso su tempi lunghi, l'Enterogel lo uso generalmente se ho giardia, perché l'Enterogel è un prodotto uso umano, è un prodotto uso umano che è stato tirato fuori quando c'è stata Chernobyl, perché permette di eliminare i metalli pesanti. Quindi è un prodotto che viene dato spesso quando a livello di intestino ci sono dei malassorbimenti, ci sono delle tossine e serve proprio per ripulire l'intestino. È un prodotto utilissimo che però bisogna saper usare. Quindi dato così, secondo me deve essere dato sotto consiglio veterinario. Okay. Perché l'entrogel a volte può fare anche del danno, perché brucia, cioè porta via. Quindi occhio sugli intestini molto, molto, molto irritati. Era Enterogel, Florentero e Enterelle. Enterelle. Io l'Enterelle lo uso tantissimo, ma lo uso per ripristinare la flora. Quindi non stiamo parlando di un fatto acuto. Stiamo parlando di un fatto cronico. Quindi io post, sui miei pazienti, quindi quello è un post. L'Enterelle lo scrivo anche per 3 mesi. Cioè, chi è venuto da me e magari c'è qualcuno... adesso infatti Susi ti chiede già, giusto che ci sei, visto che sono arrivato ora, ma se poi spieghiamo l'ipervagotonia che abbiamo risolto grazie a te di Noel, provocata anche della diarrea, ti ha chiesto di spiegarlo. Vabbè, no, lì è stata non divaghiamo, però ecco, infatti Nanook è andato, ci saluta, grazie a Nanook per essere stato, ti ringrazio. Un po' dal seminato sul caso di Noel, usciamo un po' dal seminato rispetto a quello che è questa cosa sul famidico per la diarrea, ti chiedono anche perché un sulfamidico, perché Alina Jurka, perché? Il sulfamidico è un antibiotico. E se la mia flora intestinale sono batteri e io devo mantenerli sani, perché dare un sulfamidico che mi fa del danno? Se io ho una diarrea, ed è una diarrea meccanica, quindi il mio cane ha mangiato una porcheria e... la diarrea è un meccanismo di protezione che sta cercando di buttare fuori le tossine, la porcheria, eccetera, eccetera, non vedo perché dare un antibiotico che va ad aggravare ancora di più lo stato della mia flora intestinale, che in quel momento è già irritata e indebolita di per sé. Quindi, se è il caso, perché c'è un batterio, sono la prima che dà un sulfamidico, il Santobactrim, la vetchelfizzina, però deve esserci un batterio. Però siamo già in una fase di indagine, perché siamo arrivati dal veterinario. Siamo in una fase, un sulfamidico non va dato così. Cioè, io ho l'errore grandissimo che si fa avere il cane con la diarrea e dare il Bimixin. Il Bimixin non è un tappo per la diarrea, il Bimixin è un antibiotico.
e non va dato come se fosse un fermento lattico tappo. Assolutamente no, questo è sbagliatissimo, non si fa. Poi che agisca, sì, agisce, ma il problema è che oltre ai batteri cattivi mi ha ucciso anche i batteri buoni, quindi va dato sotto consiglio del veterinario, non va dato in una fase così acuta, perlomeno non in prima battuta, poi magari si arriva anche a quello, ma magari quella diarrea lì la si risolve con 24 ore di digiuno, con dei fermenti lattici e con un veratrum 30 CH, 3 granuli mattina e sera o 3 granuli 3 volte al giorno per 2 giorni. Una diarrea acuta si deve risolvere in 2 giorni, se non si risolve in 2 giorni va indagata. Ok, Raffaele, okay. Bucci ti chiede se va bene dare le fibre insieme ai fermenti. Dipende dal caso, nel senso le fibre spesso possono avere, su alcuni intestini sono utili perché hanno un effetto rilassante, su altri intestini hanno un effetto irritante. Se io ho un cane già con la diarrea, che ha un intestino irritato e vado a dare della fibra, generalmente butto benzina sul fuoco. La fibra si usa negli intestini che hanno delle diarree croniche, perché vado a nutrire la flora intestinale e la faccio lavorare meglio. Sulla diarrea acuta la fibra ha poco senso. Ok. Ok, quindi qua vi sto parlando di fatti acuti, del cane veramente che vi sveglia di notte perché ha urgenza di andare a far cacca, e magari in quella stessa notte vi sveglia 3 volte. E cosa fate? Gli date subito il veratrum. Magari vi sveglia una volta e non vi sveglia più. Ecco, perché glielo date in quel momento. Ecco, forse non è passata bene questa cosa, scusa se ti interrompo. Cioè, Sara vi sta spiegando qual è l'intervento d'urgenza per tamponare l'urgenza, non vi sta spiegando quali sono i metodi per risolvere il problema che magari va indagato, cioè sono due cose diverse. Non voglio sostituire il veterinario, voglio dirvi, quando il cane vi sveglia di notte ed è una diarrea e il veterinario c'è la mattina dopo alle 10, se non volete correre in clinica, e se non volete passare la notte sveglia a pulire, fate che dare del veratrum 30 CH, e magari il cane non vi porta, non vi fa più scendere sotto a sporcare, cioè a portarlo a sporcare, o non vi trovate la casa devastata di diarrea. Idem il discorso nuz vomica. Se il cane vomita, gli do la nuz vomica e magari smette di vomitare. È una cosa che dobbiamo iniziare a fare, cioè quelle cose che dobbiamo tenere lì, e piuttosto che andare in panico e dire oddio il veterinario non c'è fino a domani, io inizio a darglielo, magari la risolvo così e comunque lo aiuto, che sia nuzomica 30 CH o che sia nuzomica L o che sia nuzomica Omacord, un vomito io la uso, non uso Brasil, non uso in prima battuta il Bimixin, uso delle cose che non fanno del danno. Poi, se l'animale continua, è ovvio che si va dal veterinario la mattina dopo. Allora, volevo sapere se nox vomica si può usare anche per altre patologie. Anni fa un omeopata, non veterinario, mi ha dato nox vomica per disintossicare il fegato, dopo che il mio boxer ha fatto una terapia pesante di 2 antibiotici per un mese in seguito a un intervento. È giusto usarlo anche in questi casi? Sì, la nox vomica è un detossificante per i farmaci. Quindi, se devo detossificare il fegato uso dei prodotti specifici per il fegato, ma quando si tratta di un'intossicazione da farmaci uso assolutamente la nox vomica. Sui cani che accidentalmente ingeriscono le pasticche del proprietario, piuttosto che mi è capitato una volta un cane che si è mangiato, il proprietario ogni tanto la sera si divertivano e si facevano una cannetta, il cane che si è mangiato il pezzo di fumo, la nox vomica si utilizza per l'intossicazione, per tutte le intossicazioni, assolutamente. Io sono la uso moltissimo per questo, e ripeto, l'anestesia, nel metabolismo dell'anestesia, su quei cani che vomitano dopo l'anestesia, io la nox vomica la faccio dare anche per 2 o 3 giorni, magari mattina e sera, magari 3 volte al giorno, ma la faccio dare.
Allora, il Veratrum, la monodose oppure solo 3 granuli? Ma secondo me di Veratrum si può avere il tubo granuli, Veratrum 30 CH, e si può dare 3 granuli 3 volte al giorno. Si comincia così, 3 granuli, poi dipende anche lì. Magari io glieli do e poi il cane non defeca più per 8 ore, e poi la volta dopo che defeca ha di nuovo feci molli, allora glielo ridò. Lo do un attimino anche in base alla sintomatologia del cane, però è un rimedio che male non fa e che può solo aiutare. E Quindi questo perché non utilizzarlo? lo chiedeva Susi. Poi, cosa qua di. Questa non l'ho capita invece. Mari Garcia ti chiede questa cosa qua. Diarrea, la famosa zuppa di carote più fermenti. No, non lo uso. Quest'anno ho fatto un corso di fitoterapia veterinaria e questi miei colleghi insegnanti mi hanno dato una bellissima ricetta che far bollire 200 grammi di parmigiano reggiano in tè nero, in una tazza di tè nero. È miracoloso. E Come da usare come poi lo fai bere al cane, fai questa pappettina che fai bere al cane, 200 grammi di parmigiano reggiano e il tè nero, scusami, 200 grammi, due cucchiai, scusate, ho sbagliato, due cucchiai di parmigiano reggiano in 200 ml di tè nero. Fai agisce così. come fermento? Non ho capito. Non ho capito, guarda, è un mistero. Io non so come Cioè, agisca, però so che ma funziona. lo scopo perché cos'è? Cioè, questa cosa perché cos'è? Per bloccare, fa da tappo. Questa cosa Ah, qui ti ok. blocca la diarrea. Ah. La fai bere il cane e effettivamente mi ha dato dei risultati pazzeschi. Due Dai. cucchiai di parmigiano reggiano grattugiati in 200 ml di tè nero e lo fai leccare, ovviamente stiepidito, non glielo date bollente. Però quando è tiepido glielo Sa che altri date problemi. e lì poi effettivamente c'è una causticazione della gola. No, però è molto molto utile. Ma Ed guarda, è adesso. un rimedio della nonna che io devo dirti, la zuppa di carote con i fermenti non l'ho mai provata. Sinceramente non mi oserei tanto darla. Più che altro perché quando ho una diarrea acuta tolgo totalmente i carboidrati. Perché non è Certo. gli amidi, non è come per noi, cioè noi siamo onnivori, quando abbiamo una diarrea e col riso in linea di massima la risolviamo perché ha effetto assorbente. In un animale, se noi diamo il riso quando in un cane e in un gatto, se diamo il riso quando ha la diarrea, lo mandiamo ancora più acqua. Perché Ma questa era aveva riferita ragione, il alle fibre. trattamento per la giardia mi ha detto di dargli le fibre e accelerare le popolazioni. Sì, ma questo appunto è un'altra cosa, però ci sta. Le carote sono inuline, fibra insolubile, quindi sì, va a fare quella cosa lì, però appunto non per curare una diarrea acuta. Non, io non mi oserei dare una pappetta di carote per curare una diarrea acuta, secondo me è inutile, anzi è peggio. Ok, andiamo avanti alla quarto rimedio. Allora, abbiamo fatto arnica, belladonna, nux vomica, veratrum e apis, il Ah, quinto quindi. rimedio. Guarda, Ok, ne ho già. Aspetta, è andato via Nanook perché ti saluta, tra l'altro, che doveva andare tutto. Gli è successo un casino Ciao. settimana scorsa perché erano al campo d'addestramento e hanno sciamato delle vespe sul campo, ma uno sciame che ha coperto tutto il campo, ha detto, enorme, sono dovuti scappare in macchina e si sono salvati per miracolo. Ma hanno detto che erano tanti, ma proprio si sono salvati per il rotto della cuffia. C'erano cani, bambini, persone, tutto. E in gara ha fatto la gara al biacca con il suo cane, l'hanno punto 2 volte durante la gara alle vespe. Ecco, una cosa del genere, vabbè, il cortisone averlo sempre dietro, perché su queste cose qui, cioè io se devo avere una valigetta del pronto soccorso, insieme a Bella Donna, io il Bentelan ce lo tengo, ok? Se lo pungono in gola, probabilmente i tempi sono ristretti e dobbiamo per forza Sì, cioè tra agire. l'altro Bentelan compresse, Bentelan iniettabile, quando si fanno queste cose qui,
che si è con i cani, secondo me avere una valigetta del pronto soccorso bisogna sempre, sempre averla. Dove c'è il Ventelan? Dove c'è il Ventelan? Sia in compresse che iniettabili. Però sul discorso puntura di insetto, puntura di d'ape, puntura di vespa, avere Apis è utilissimo perché spesso si risolve già solo con quello. Spesso il gonfiore si risolve o comunque evita. Nel momento in cui ci accorgiamo che il cane è stato punto, gli diamo 3 granuli di Apis 30 CH, spesso evitiamo di dare il cortisone. E visto e considerato che può capitare magari che ne so, il cane, mi è capitato recentemente, il cane aveva fatto il vaccino la settimana prima o qualche tempo prima o forse 2 giorni prima, Sì. è stato punto, mi chiamano e mi dicono, ah, gli do il cortisone. Il problema è che se io do un cortisone così vicino a un vaccino, vado a depotenziare il vaccino, gli effetti del vaccino e quindi il rischio di avere un cane che sviluppa gli anticorpi in maniera più blanda. E Sì. quindi magari quel vaccino lì viene depotenziato. Quindi in quel caso lì, io ho detto, guardi, se puoi evitare di dare il cortisone è meglio, visto che ha appena fatto un vaccino, onde evitare che magari il cane non abbia poi una copertura vaccinale corretta, ma diamo dell'Apis. Quindi vada in farmacia, veda se hanno Apis 30 CH e gli dà subito 3 grammi di Apis. Beh, la signora mi ha telefonato, mi ha detto, oh, sì, e poi sgonfiato nel giro di un paio d'ore e ha evitato di dare il cortisone. Quindi abbiamo evitato di fare del danno con del cortisone su un vaccino che era stato fatto da poco. Anche perché no, Anche perché. tendenzialmente nel 95% dei casi, tu me lo confermi, la maggior parte si riferisce alle labbra, alla puntura e si gonfia la faccia qua, no? Non arriva, Gonfia la faccia. difficilmente arriva la gola. Ci sono anche Ma delle sì, ma situazioni molto della gola. difficilmente. Allora, gonfiano le labbra, gonfia gli occhi, gonfia la faccia. Quella roba lì con l'Apis in linea di massima si risolve. Quando vengono punti su una zampa che gonfia un po' la zampa, è inutile dare il cortisone, è veramente inutile. Anche perché comunque quando diamo il cortisone, veramente inattiviamo il vaccino. Quindi che magari abbiamo fatto da poco o che dobbiamo andare a fare. Quando diamo il cortisone, prima di vaccinare un cane, deve passare un mese. Quindi anche lì, se siamo sotto vaccinazioni e diamo il cortisone, dobbiamo aspettare per vaccinare il cane. Questa cosa qui non la diciamo mai, ma va detta. Perché se noi andiamo dal veterinario a fare un vaccino e gli abbiamo dato del cortisone perché si grattava il giorno prima o 2 giorni prima o in terapia cortisonica, non vaccinate i cani in terapia cortisonica perché sono vaccini inutili. Infatti. Quindi anche lì, beh, vengono punti, io ho l'Apis e gliela do e se tutto va bene evito di dargli il cortisone, che non ha solo quel tipo di effetto collaterale lì. Cioè, ci sono degli articoli, noi boxeristi, quando sentiamo parlare di mastocitomi, ci viene la pelle d'oca. Il cortisone, purtroppo, sembra, tutto quello che viene somministrato nella vita dell'animale, sembra possa avere delle grosse ripercussioni a livello di mastocitomi. Quindi noi che abbiamo i boxer, il cortisone dovremmo darlo il meno possibile, perché sembra che sia uno dei fattori predisponenti allo sviluppo di mastocitomi. Ah, ecco, vedi. Poi dice questa Quindi Veronica, anche per i cani cardiopatici potrebbe essere un problema. ecco, assolutamente, assolutamente. Quindi lì se è un cane cardiopatico, piuttosto che in seguito a una puntura che gonfia una zampa, dargli del cortisone, gli do dell'Apis e secondo me è più che utile. Allora, Quindi sono quei rimedi che. Giovanna Cretti, adesso rispondo io a Giovanna perché è la signora che viene dal campo da me. Può adottare Sara? Sara si può far adottare. Lei adotta Sara 5 giorni a settimana e ha già risolto. È una signora fantastica la Giovanna, quindi. Allora, i granuli che date sono sempre 3. Che si tratti di un chihuahua, che si tratti del boxer, che si tratti del gatto, che si tratti di voi stessi, cominciate con 3 granuli. Poi non sgonfia, magari dopo un quarto d'ora li ripetete. Se comincia a sgonfiare, state a vedere cosa succede. Se non sgonfia, dopo un quarto d'ora ancora li ripetete.
tutto va fatto, cioè, osservo e agisco, osservo e agisco. Serena Bianchini ti saluta, aveva già risposto. Ciao, anche a lei. Poi, tre grandi ogni all'occorrenza, ok? Ma i granuli li fai sciogliere in acqua? Allora, purtroppo i granuli ci mettono 20 minuti a sciogliere, quindi se io devo fare una somministrazione programmata, prendo una siringa, stappo la siringa, quindi tolgo lo stantuffo, metto i granuli, calo i granuli dentro, ritappo la siringa, tiro su un millilitro e mezzo di acqua e mi dimentico la siringa lì per 20 minuti. Questo se devo fare una somministrazione programmata, quindi ho da dare la nuzvomica magari tre volte al giorno, allora me la preparo 20 minuti prima e la somministro, poi magari mi preparo già quella della somministrazione successiva, così gliela do. Magari e la prima è così, le altre successive le puoi preparare. Esatto, se invece si tratta di una cosa acuta, io non sto, cioè se devo dare belladonna o se devo dare Apis, non sto a aspettare 20 minuti che mi sciolgano i granuli, perché ho già perso 20 minuti. Certo. Quindi quella roba lì va messa sotto la lingua, tanto l'assorbimento sublinguale ci mette poi, anche se vengono ingeriti, vengono assorbiti lo stesso. Non è vero che i granuli non devono essere toccati, non bisogna lavarsi i denti. L'omeopatia entra comunque in contatto con l'organismo perché dà un'informazione all'acqua delle cellule. Ecco, appunto, i granuli non vanno toccati con la mano, ricorda tutti. No, no, non è vero. Allora, ci sono due cose che inattivano completamente i granuli. Le onde elettromagnetiche, le temperature superiori ai 180 gradi, quindi... Se io tengo i granuli vicino al frigorifero, vicino al forno a microonde, vicino al telefonino, in borsa, facilmente sono granuli che perdono di potenza. Per cui okay. Se devo tenere i miei granuli che siano sempre validi, perché i granuli omeopatici non scadono. C'è scritto una scadenza perché sono assoggettati ai farmaci, quindi i granuli omeopatici valgono quanto l'aspirina. A livello di ministero e quindi devono avere una scadenza, ma i granuli omeopatici non scadono, però vengono disattivati dalle alte temperature superiori ai 180 gradi e dalle onde elettromagnetiche, quindi non sottoponete i granuli a onde elettromagnetiche, perché veramente tenerli in borsa col telefonino può depotenziarli. Okay, ok, quindi non toccateli con le mani, dateli in bocca e fate tranquillamente tutte queste cose qua, che non disattivate nessun grano. Ok, allora, aspetta qua, chi è che lo dice? Adesso ti dico chi lo dice. Francesca, io uso l'Accanin e glielo dati sempre direttamente in gola, va benissimo. L'Accaninum è un rimedio fantastico. Veramente l'Accaninum è il latte di cagna. Ci sono, allora, i rimedi omeopatici derivano dal regno dei minerali, dal regno vegetale, quindi piante e fiori, e dal regno animale. Io ho fatto una tesi sui latti, sui rimedi derivati dai latti, ed effettivamente si ottengono dei risultati pazzeschi sui cani timidi. Io lo uso tantissimo sui cuccioli orfani. Il Lactaninum è un rimedio per i cuccioli che rimangono orfani. È un gran rimedio, è veramente un gran rimedio. O sui cani timidi, tea tree, olio, cosa posso usare? In che senso? Mary Garcia specifica meglio, grazie. Olio, cosa posso usare? Specifica. Io ti faccio una domanda provocatoria invece. No? lo sai, sono qua apposta. Situazione classica in cui l'allevatore usa l'antibiotico, no? I cani si mordono e si litigano, si bucano amoxicillina, Augmentin. Allora, situazione classica che si presenta spesso. I cani si mordono, taglio, buco, se non è proprio un cuore aperto da cucire, quattro buchi qua e là per sicurezza. Di solito cosa si fa? Allora, io sul morso dei cani faccio sempre, sempre, sempre usare arnica.
Sempre arnica compositum o arnica montana, perché è un trauma. Quindi voi arnica mettetevelo, cioè ve lo stampate qua con trauma uguale arnica. Qualsiasi trauma, okay, l'arnica, dateglielo. Poi io sinceramente l'antibiotico sui morsi lo uso, perché lì ci sono, cioè sui denti dei cani i batteri ci sono, nella saliva i batteri ci sono, sappiamo benissimo che i cani gonfiano, perché gonfiano. Quindi io l'antibiotico quindi in quel caso lì intervenire subito col, se non è proprio una ferita aperta da dover ricucire. Beh, un po' non è da cucire, però se io ho i buchi sulla zampa piuttosto che sull'orecchio, pulisco, disinfetto bene la ferita, quindi tagliate sempre bene il pelo intorno alle ferite, pulitele bene, disinfettatele e date arnica anche 3 volte al giorno senza problemi. Se ci sono tante ferite, anche ogni 3 ore, ok? Più il fatto è grave, più è meglio l'arnica darglielo ravvicinato. Okay. Se invece è morso da gestire così, possiamo darle tranquillamente una compressa 3 volte al giorno. Però l'antibiotico, un banalissimo Augmentin, quindi amoxicillina, ecco, acido clavulanico, sì. Sì, 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 assolutamente. Io non demonizzo gli antibiotici. Nella mia era una provocazione del fai da te, sempre riferita al fai da te, no? No, cioè, quello sì. Cioè, io demonizzo, mi arrabbio e mi imbufalisco quando vedo arrivare i cani con la pastiglietta di Flagyl dall'allevatore. A me questa cosa qui non va. Mi arriva il cucciolo che arriva e mi dice: ah, ha fatto 3 giorni di Stomorgil. Ma perché? Perché? Come? Cioè, non sai che quando nasce il cucciolo, di solito ultimamente li fanno nascere con la scatola di Stomorgil attaccata, che viene fuori e dentro nella placenta anche la scatola di Stomorgil. La maggior parte delle volte è Flagyl. La maggior parte delle volte vedo Flagyl. Lo Stomorgil è già un passo in più. Lo Spiroxane è ancora un altro passo in più, però ci sono fai da te e fai da te. Ci sono fai da te corretti e fai da te, certo, sbagliati. E lo si vede sul lungo periodo. Mi spiace, ma lo si vede sul lungo periodo. Chiaro. Allora, Mary Garcia dice che utilizza l'olio di questo olio qua. Allora, il tea tree oil è fantastico. Sulle ferite è veramente top. Però, sì, ecco, cioè, il tea tree sì, dipende di cosa vogliamo parlare, ecco. Però se ho un cane che si fa male e ha una ferita, il tea tree si può usare tranquillamente. Yuri di Giacomo dice questa cosa qua, cioè che lui lava col sapone le ferite. Ma no, secondo me è meglio di no. Secondo me è meglio di no se si ha soluzione fisiologica, è la cosa migliore, più dell'acqua ossigenata. Quindi sparate a pressione con una siringa nei vari buchini da lontano della soluzione fisiologica, tagliate il pelo e lavate così. Io non, no, il sapone no, direi di no. Poi cos'è che volevo... sì, altra cosa che a volte alcuni fanno. Vabbè, già questo è un po'... te lo identifico un po' come l'allevatore che vuole fare un po' il veterinario, anche che a volte capita, no? Quando magari ci sono le ferite che fanno un po' di borsite, così, che vogliono bucare, vogliono incidere, fare quelle cose lì, mai farle a casa, fare tutto al veterinario. Sì, non vedo perché. Siccome ci sono, che poi arrivano dal veterinario col cane che è un colabrodo, cioè sono cose che deve fare il veterinario, queste cose. Considerate una cosa, il cane è meno soggetto, però il cane si piglia il tetano. Quindi non scherziamo sulle ferite, perché stiamo parlando di porte di accesso all'organismo. Le tossine del tetano si trovano nella terra. Noi cristiani, fortunatamente, sulla terra ci stiamo poco, ma il cane ci vive. Quindi, se abbiamo delle ferite aperte, cioè se sono chiuse e sono infette, facciamole gestire da un veterinario. Se sono chiuse e sono infette, io vado a faccioccarci e le apro e il cane poi va sulla terra e si piglia il tetano, cioè devo farmi così, Quindi cercate di paccioccare poco.
Poi per carità, va bene 100 volte, ma la 101esima avete un cane che si piglia un tetano Infatti. o un cane che si prende una brutta infezione. Ci sono mille modi di trattare le ferite, veramente mille modi. Betadine e zucchero per far chiudere le ferite. Ci sono Infatti. tantissimi prodotti fantastici, cioè il Vetramil. Il Repigel, l'Ipermix, cioè ci sono veramente prodotti fantastici che vi danno dei risultati pazzeschi. Noi dobbiamo chiuderle, non dobbiamo aprirle. Esatto, bisogna chiuderle, non dobbiamo aprirle. Piuttosto, quando è così, ho dei granuli di calendula, do la calendula in granuli. La calendula è utilissima a post-operatoria, quando ho le ferite anche come si dice, da chirurgia, delle ferite giusto apposta, belle come quelle di una sterilizzazione. Io dopo la sterilizzazione non do antinfiammatori, non do antidolorifici, io do arnica. Io do arnica compositum il giorno dell'intervento ogni 3 ore, nei giorni successivi fino al giorno del controllo una compressa 3 volte al giorno. E io il dolore del post-sterilizzazione lo gestisco così. Io ho delle ferite che si chiudono dopo 3 giorni. E non metto il collare di Elisabetta. Le mie cagne non mettono il collare di Elisabetta e le gestisco con l'arnica e un antibiotico a deposito. Basta, io faccio questo senza stare a dare meta, cam, eccetera, eccetera. Anche perché qualsiasi antinfiammatore di sintesi in realtà va a fluidificare il sangue. E se io ho dato dei grossi punti all'interno e voglio che quel cane cicatrizzi in fretta, se io do qualcosa che fluidifica il sangue, cicatrizza più tardi. Quindi dare un Certo. antinfiammatorio di sintesi dopo una sterilizzazione, a mio avviso, può essere controproducente. L'arnica non va a dare questi problemi. Gestisce bene comunque il dolore ed è utilissimo. Se sono in montagna e il cane viene morso da una vipera, cosa si può fare subito? Allora, bloccate. Ecco, questa poi è un'altra diretta che potremmo fare perché spesso l'ho fatto con i miei amici educatori cinofili in vari campi di addestramento. Ho fatto delle giornate di primo soccorso dove ho parlato di avvelenamenti, dove ho parlato di morse di vipera, eccetera, eccetera. Quindi questo, se poi si vorrà, si potrà affrontare. Ok, quindi potrebbe essere un altro input per un'altra serata. Se il cane viene morso di vipera, cercate di mettere un laccio emostatico a monte del morso e poi correte assolutamente in piedica. Quindi cercate di bloccare quanto più possibile la circolazione. Se è sugli arti, se è sul corpo più difficile, esistono dei rimedi omeopatici tipo Vipera 30CH, tipo la Chesis 30CH, che sono tutti rimedi derivati dal veleno di serpente. Quindi l'omeopatia. Non ve l'ho detto perché non dovevo parlare di omeopatia, comunque l'omeopatia cura il simile. Per cui se noi diamo su un morso di vipera un rimedio che deriva dal veleno di serpente, spesso andiamo ad antagonizzarlo. Tra i miei colleghi omeopati c'è un collega molto bravo che si chiama Satanassi, che Davide Satanassi, che ha proprio fatto degli studi sul morso di vipera. Antagonizzato con Vipera 30CH e i cani si sono salvati. Quindi, per i morsi di serpente, anche lì, se uno va in montagna nel kit, avere la Chesis, avere Vipera 30CH sono rimedi utilissimi se il Sì, cane forse viene morso. la nostra fortuna è che nel nostro ambiente abbiamo anche un numero limitato di serpenti, quindi probabilmente abbiamo anche questa fortuna, che nel kit non dobbiamo avere 100.000 cose, ecco, Sì, probabilmente questo. no, infatti Davide è un collega che vive sull'Appennino tosco-emiliano, dove effettivamente vipera ce n'è un po' di più, e lì c'è una grossa casistica e lui ha fatto un lavoro enorme rispetto all'omeopatia, ai rimedi omeopatici utili per il morso di vipera. Ha fatto un gran bel lavoro e ha risolto tanti casi. Mi raccomando, anche lì il siero antivipera. Il siero antivipera può dare dei fortissimi shock anafilattici. Quindi io spesso nelle cliniche se ne abusa. In realtà ho visto molti più cani morire per uno shock anafilattico da post-iniezione di siero antivipera piuttosto che non cani morire per il siero della vipera stessa. Vedi. Quindi personalmente non sono così
propensa a somministrare un siero antivipera. Ok. Proprio perché può dare dei grossi shock anafilattici. Allora, adesso c'è una domanda interessante, poi te ne faccio una io che è collegata a questa cosa. Allora, gravidanza isterica, cosa usi? Io uso la... Oh, però stiamo uscendo un po' dal seminato, allora. È vero che si parla di omeopatia? Allora, l'Accaninum. L'Accaninum può essere utile, ma può non servire assolutamente a niente. Uso l'Accaninum se il soggetto è un L'Accaninum. Quindi, se è un cane timoroso, di quelli che si mettono pancia in su, che non è un cane che non gioca, è un cane che ha paura dei rumori, che si spaventa al minimo rumore, quello è un soggetto L'Accaninum. Il cane isterico, nevrotico, che ti spacca la casa, quello non è un L'Accaninum. Quindi se io do un L'Accaninum per la gravidanza isterica di quella cagna, non ottengo niente, perché L'Accaninum deve essere utilizzato su un soggetto timido. Quella cagna lì è una cagna che ha bisogno di un'ignazia 30CH, perché è una cagna isterica. E la sua gravidanza immaginaria, la sua pseudogravidanza, va gestita con l'ignazia. Quando vi dico l'omeopatia va cucita sul paziente, è perché siamo tutti diversi, siamo tutti individui. Il L'Accaninum sul paziente isterico non serve a niente. L'ignazia sul paziente timido non serve a niente. Il L'Accaninum sul paziente timido funziona, l'ignazia sul paziente isterico funziona. Stessa patologia, individui totalmente diversi. Quindi il L'Accaninum serve se il soggetto è un L'Accaninum. Io le pseudogravidanze le tratto solo con la melatonina. Melatonina complex della FG Lab, io uso quella e anni che non uso il Grasstop o il Cryptolat, è buono. Ecco, invece io ti faccio una domanda un po' più specifica, perché siccome è una situazione che si presenta di frequente, delle mastiti, no? Di solito la mastite, il problema salta fuori quando è già tardi e il danno è già stato fatto, no? Però abbiamo notato, per esempio, almeno io ho notato questa cosa e passando questa informazione anche ad altri, abbiamo visto che abbiamo ridotto drasticamente il problema tenendo molto pulito la femmina, no? Soprattutto sì, qua. Ma quello, scusa un attimo, che devo mettere il caricatore al computer che si sta spegnendo. Un secondo. Vai. Qui, ok, eccoci qua. Scusate, allora, ma quando le mammelle sono bella donna è un rimedio di mastite. Quando hai, quando hai il dolore, il calore, l'infiammazione e il rossore, quindi sull'infiammazione acuta, la bella donna è il rimedio. Ok, per cui bella donna magari associata all'antibiotico mi risolve già tantissimo. Ok, invece per prevenire è giusto tenere l'antibiotico, se non posso usare l'antibiotico uso bella donna. Ok, ma per prevenire, nel senso tenere molto pulito la cassa, l'ambiente, quando la cagna magari va fuori a fare la pipì, che strofina la pancia per terra, pulirla regolarmente, abbiamo notato che tenendo la cagna molto pulita e pulirla tutte le volte che esce, abbiamo ridotto drasticamente il problema anche in questo, preventivamente anche. Cosa ne pensi di questa cosa? Non lo so, nel senso, abbiamo cani che vivono all'aperto, che allattano, tirano su cucciolate e stanno sullo sporco e non hanno mai problemi di mastite. Allora, è sempre una questione di carica batterica. E di difesa immunitaria, magari come, ecco, ci ricolleghiamo al concetto della leishmania, cioè, probabilmente. Il discorso è, sono batteri che il cane ha già e all'interno, o sono batteri che risalgono il capezzolo? Perché è già difficile che un batterio risalga un capezzolo. Quindi probabilmente il problema è alla base del sistema immunitario. Eh sì, siamo più lì. Quindi bisogna proprio lavorare su, tengo il mio cane, tengo la mia femmina sana per evitare tutte queste cose qui. Ecco, la prevenzione, la cura, la preparazione preliminare porta a meno problemi dopo. Sì, okay. Sì, assolutamente.
Allora, c'è Paolo Arrosticini che aveva la domanda fuori tema, qualcuna l'abbiamo fatta, la concediamo anche a lui, dai. Nala mi va in calore solitamente a dicembre-giugno. Ad oggi, 17 giugno, non ho ancora i sintomi del calore. Come mi comporto? C'è da preoccuparsi di questo ritardo? No, stai tranquillo. Le Non donne si vi. fanno sempre aspettare. Assolutamente. Io quando mi dicono, dottoressa, sta scadendo il vaccino, è scaduto, e dico, ma guardi che lei ha un cane, non ha una mozzarella. Non sono mozzarelle, cioè, non c'è niente. La biologia è la cosa meno certa in assoluto, che non ha regole. Quindi non vi preoccupate, non vi spaventate. Se dovesse saltarlo completamente il calore, allora magari uno dice: sai che c'è, facciamo un'ecografia, vediamo se ci sono cisti ovariche, vediamo cosa succede. Però per poco così non vi preoccupate, anche perché un cane che vi va in pseudogravidanza, che fa gravidanza immaginaria, gravidanza isterica, generalmente posticipa il calore. Quindi magari è un cane che l'ha fatta, noi non, magari silente, non ce ne siamo accorti, ci posticipa di 2 mesi il calore. Quindi questa Sì, cosa ma va poi come hai considerata. detto giustamente tu, non sono mica degli orologi svizzeri, voglio dire, non è scritto da nessuna Appunto, parte che sia appunto. tutto. Ricordatevi che il ciclo è sempre correlato, se ci sono tante cagne, spesso il ciclo viene sincronizzato. La luna influisce tantissimo, i cicli lunari influiscono tantissimo sui cicli estrali, per cui sono tantissimi, cioè la natura è stupenda, signori, è un miracolo ed è una cosa meravigliosa, quindi no, non siamo orologi veramente, non siamo orologi, non sono orologi e le cose vanno come devono andare. Infatti, infatti. Tendiamo sempre, il nostro organismo tende sempre all'equilibrio. E tende sempre all'autocura e a tornare sano, perché si cerca proprio la salute. Quindi, insomma, siamo veramente capaci di curarci da soli. Bene, bene. Alla fine Ok? ce l'hai fatta a esporre tutti e 5 punti. Secondo me sono qua a aspettarmi. Ne aspettano altri 25, però credo che per questa sera 5 siano sufficienti. Che Sì, 5 sono. No, ti dai. terrebbero qua fino alle 5 di mattina. No, non posso perché c'è il mio compagno che mi sta già fulminando con gli occhi, che vuole vedere la televisione, mi dice allora basta! Dai, dai, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Comunque, No, 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 siete voi scherzo che dovete avere pietà di me. a parte. Ecco, comunque. Credo che sia stata fantastica come sempre, esaustiva come sempre. Il messaggio credo che l'abbiamo passato, lo ricordiamo, che è quello di fare delle scelte, cioè il fai da te deve essere sempre consapevole e anche il soccorso veterinario deve essere consapevole, nel senso che a volte le cose che si possono risolvere a casa dobbiamo essere preparati a risolverle senza. Non intendiamo disturbare il veterinario, però non correre dal veterinario quando veramente non è necessario, ecco. E a volte invece non si va quando invece è necessario, quindi essere un po' più consapevoli e un po' più freddi nelle scelte che si fanno, nelle cose che si Sì, fanno, ecco. riuscire a gestire il panico di questa cosa secondo me è molto importante. Poi ci sono cose veramente gravi per cui Aperto. correte, 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 ma ci sono altre cose che si possono veramente gestire così. Quando i miei clienti mi dicono cosa posso tenermi in casa per essere tranquillo, io queste cose io le consiglio perché non sono dei segreti, anzi, devono essere delle cose, degli strumenti che dobbiamo avere tutti. Certo. Io queste cose le consiglio e il cliente comunque quando è in panico mi chiama e dico ma lei ha un'ipsomica? Sì ce l'ho, ecco allora gliene dia 3 grandi, poi magari tra 3 ore li ripete, ci sono io la prima che aiuta il cliente e il mio paziente a gestire il problema, però già il fatto per me veterinario di dirti ha questa cosa qui? Sì ce l'ho, ecco bene, perfetto, è già tanta roba, Quindi avere un piccolo kit di primo soccorso è utilissimo. Faccio una piccola parentesi bella, secondo me, e poi basta, vi saluto. L'omeopatia è nata nel 700, quando partivano i coloni per andare a colonizzare il Far West, partivano tutti con un libricino di istruzioni e
qualche rimedio omeopatico, cioè non esistevano le medicine, non esisteva la penicillina, non esisteva niente di tutto ciò. La gente nel Settecento si curava con l'omeopatia. Non è uscita adesso l'omeopatia, non è un'invenzione di questo secolo, Sono è un'invenzione sopravvissuti, sono sopravvissuti, ti rendi conto? e non si sono estinti, signori, non si sono estinti. E avevano la loro lux vomica, avevano la loro arnica, avevano la belladonna, avevano tutti questi rimedi qua. Quindi i coloni del Far West, quando partivano, che gli davano la bandierina con l'appezzamento di terreno, dovevano andare a colonizzare, partivano e venivano omaggiati di questo kit con questo libricino. Ed era un kit pratico ed è pazzesco se ci pensiamo nel 2020 che succedeva questa cosa qui e sono sopravvissuti. Quindi spesso le loro diarree erano legate al fatto che l'acqua era putrida e con la nux vomica semplicemente gestivano questa cosa, senza antibiotici e senza niente. Senza lo Quindi stomorgine, senza lo stomorgine, senza lo no, stomorgine. facciamoci due domande, circa tutto quello che è chimico e tutto un sistema farmaceutico che vuole uomini e animali malati. Qua si apre un discorso che. No, però veramente cerchiamo di mantenerci sani e di mantenere i nostri animali sani e tenerli il più lontano possibile dai farmaci, perché comunque la patologia più grave oggi è l'infezione di basso grado. Tendiamo tutti a essere infiammati. Più siamo infiammati, più ci ammaliamo. Meno siamo infiammati, più rimaniamo sani. Per cui cerchiamo veramente di avere cura di noi stessi e dei nostri animali e di dare le cose quando è realmente necessario darle. Ok, non abusiamo perché più abusiamo, più sovraccarichiamo gli organi e più facciamo fatica a ristabilire l'equilibrio. Questa è la perla di chiusura e saluto tutti. Ecco, ti stanno ringraziando tutti, ti amano tutti Grazie. e più avanti organizzeremo una terza, non c'è due senza il tre, più avanti organizzeremo qualcos'altro. E poi Volentieri. accendiamo che abbiamo un piano per quest'autunno, ma non diciamo niente altro, dai. Ti ricordi quello che ti ho detto? Abbiamo un È vero, piano. abbiamo un piano. Abbiamo un piano, ma ne parleremo più avanti. Va Sara, bene, buona serata a tutti, grazie a grazie tutti per mille. l'attenzione. È stata Ciao. fantastica come sempre, grazie mille, ciao ciao. 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 Ciao ciao.